Filomena Calenda versus Massimiliano Scarabeo. Strumento della contesa, un verbale di circa 30 pagine redatto dalla Corte dei Conti. In quel documento dell'organo di controllo e giurisdizionale dello Stato si contestano al gruppo misto della Regione irregolarità di spesa relative al 2020. Soldi impiegati per la gran parte per pagare contratti ai collaboratori del gruppo, per l'affitto di un paio di locali e per del mobilio. Una premessa: il consigliere ed attuale assessore Calenda entra a far parte del gruppo misto nel gennaio 2020. In quel periodo Scarabeo era capogruppo, ruolo che ricoprirà fino al 16 di aprile dello stesso anno, allorquando l'attuale esponente di Fratelli d'Italia decade. La questione, che allora invase le cronache politiche regionali, è legata al ripristino dell'assessore Nicola Cavaliere nel ruolo di consigliere. Scarabeo, primo dei non eletti, è dunque estromesso da Palazzo Daimmo. A quel punto Calenda, da sola nel gruppo misto, in automatico ne assume la guida da capogruppo. Tale ruolo di rappresentanza di un'associazione con tanto di codice fiscale implica la rendicontazione delle spese sostenute annualmente per il proprio funzionamento. E qui inizia la querelle. In ordine prettamente cronologico, vi diamo conto della conferenza stampa convocata dall'assessore Calenda, affiancata dall'avvocato Alessandro Barbieri. La Corte dei Conti ha chiesto all'attuale presidente del gruppo consigliare, signora Calenda, nel 2021 delle giustificazioni in relazione ad alcune spese che attengono esclusivamente al momento in cui il capogruppo non era assolutamente la signora Calenda ma il signor Scarabeo. Faccio esplicito riferimento alle spese che sono state fatte tra il 1 gennaio 2020 e il 16 aprile 2020. Il consiglio nella persona del referendario e la Corte dei Conti Domenico Cerqua sostiene che queste spese non sono rendicontabili. A stretto giro la risposta di Scarabeo, anche qui a mezzo conferenza stampa. La Corte dei Conti, piaccia o non piaccia, ha emesso un provvedimento chiaro. Mena Calenda deve restituire la somma di euro 14.596,60. Provvedimento emesso in data 20 aprile del 2021. Vorrei ricordare a Mena Calenda che la gestione dei gruppi da parte mia, presente e recente, ma anche passata, non ha mai avuto osservazioni né da parte della magistratura contabile giudiziaria e né di quella penale. Insomma, una vicenda antipatica a colpi di citazioni del verbale della Corte dei Conti. In attesa di ulteriori sviluppi, le posizioni dei due, come appena visto, rimangono distanti e addirittura inconciliabili.